Allora, buongiorno a tutti. Io partirò, come non si dovrebbe mai fare, dalla fine, o perlomeno da una delle possibili fine dell'interpretazione dell'uomo nuovo del Novecento e della nuova forza dello Stato, e prendo le parole di un ragazzo di Salò, che è Carlo Mazzantini, le vedete qua. Mazzantini poi è il babbo di Margaret, che è autrice di libri di successo, anche trasposti in film, moglie di Sergio Castellitto. Insomma, l'Italia è sempre una grande famiglia, no? Mazzantini è stato un ragazzo di Salò, poco più che adolescente, ha lasciato le sue memorie in questo libro che si intitola Cercare la bella morte, e il titolo è abbastanza significativo, credo, e lo si ritrova poi in tutto lo svolgimento del testo, che è un'onesta ricostruzione del mondo morale di un ragazzo nel 1943. È uno dei possibili mondi morali, ce ne sono tanti altri, ovviamente, per fortuna. Però le parole che vedete qua, io le ho scelte come uno dei possibili approdi dell'uomo del Novecento, e cioè la morte della pietà. Lui lo dice esplicitamente, anzi lo dice il suo capo Manico, il suo capo squadra, uno dei tratti dell'epilogo estremo e quindi più feroce del fascismo, che fu appunto il fascismo di Salò. È stato proprio questo elemento di ammazzare il sentimento, di ammazzare la compassione. Perché questo? Perché c'era la consapevolezza che si stava combattendo ormai dalla parte sbagliata, dalla parte ormai destinata alla sconfitta. Nell'inverno 43-44 questa cosa ormai è abbastanza chiara, e quindi si va a cercare la bella morte. C'è in questo elemento di uccisione della pietà, e quindi dell'obbedienza a comportamenti che vanno oltre i sentimenti umani, l'idea di una scelta di martirio. Io vorrei sottolineare questo aspetto perché è una scelta che nasce da un riferimento verso il passato. Bisogna continuare a combattere dalla stessa parte in cui si è cominciata la guerra, non si può fare come nella prima. Il nostro onore si chiama fedeltà, era uno dei motti delle SS. L'identità appartiene al passato, bisogna rispettare e restare coerenti con la logica di un passato che magari non siamo stati noi a scegliere, ma che ci grava sulle spalle. Questo è il primo punto, e quindi determina non una lettura del futuro. Non si va a combattere per il duce e per Salò perché si spera in un domani, ma perché oramai siamo votati alla morte. Quella fedeltà e quella continuità col passato uccide ogni possibile futuro. Da questo duplice senso, conservazione, fedeltà al passato e martirio, nasce lo spregio della massa. Qui lo si vede anche, insomma, e dicono: noi siamo gli uomini capaci di mettere a tacere i sentimenti, capaci di obbedire alla propria missione anche quando questa missione non parla di futuro ma parla soltanto di passato, e quindi è soltanto una missione di morte. Tanto è vero che le ultime parole del capo Manico lo dice: no, io non li sento quando gridano e chiedono pietà, ecco l'uccisione del sentimento, perché mi ricordo Giulio, e cioè il martire, il protomartire del movimento. Culto dei caduti provoca ulteriori morti, e quindi la fedeltà al passato è una fedeltà alla morte di chi è venuto prima di noi, che chiede anche la nostra morte. Se voi confrontate questo mondo morale con una qualsiasi delle lettere dei condannati a morte della Resistenza, in cui la morte quindi è un elemento presente che avverrà tra pochi minuti, tra poche ore, ecco, ci trovate quasi l'opposto. E cioè molto spesso ricorre, dice: io muoio, però sono orgoglioso di aver aperto la strada per un futuro. E quando, anche quando si rivolgono alle famiglie, e quindi hanno da gestire questo dolore che provano nelle persone loro più vicine, l'elemento che compensa, almeno in parte, questa sofferenza è l'elemento di futuro. La parola chiave che è assente da una parte e che è presente dall'altra è politica.
La morte di Carlo Mazzantini, poi fortunatamente non gli succederà, però quello che lui andava a cercare nella sua, nel suo intendimento, appunto a cercare la bella morte, è una morte che non parla di politica, perché è la morte che afferma se stesso, l'eroe, il superuomo, contro la massa dei Voltagabbana, delle pecore, del gregge che non è capace di assumere l'atteggiamento eroico di chi è capace di mettere a tacere il sentimento umano. E quindi è la negazione della politica, perché io vado a combattere e morire non per convincere gli altri, non per costruire qualcosa collettivamente, ma semplicemente per affermare se stessi. E ovviamente dall'altra parte invece il risarcimento, l'unico risarcimento che c'è nel sacrificio della propria vita è quello di un futuro, è quello di una politica. La mia morte, se serve a qualcosa, e questo spesso assume il senso di un messaggio personale rivolto al figlio, per molti dei condannati a morte della Resistenza, resta fedele al tuo babbo che muore, perché questa è l'Italia di domani e questa morte in realtà ti impegna nella vita futura, e quindi è proprio politica, e quindi è proprio l'indicazione di una missione collettiva che si può svolgere soltanto insieme agli altri, e la morte acquista senso soltanto se sta dentro questo progetto di vita. Com'è che Carlo Mazzantini arriva invece a coltivare questo mondo contrapposto alla politica? È una delle possibili genealogie, che forse può apparire un po' sorprendente, è quest'uomo, cioè Henry Ford, costruttore di automobili. Cosa ci azzecca, come diceva Di Pietro, Henry Ford con un combattente di Salò? Nel 1910 esce la prima Ford modello T dalla catena di montaggio, e la catena di montaggio si appoggia, come voi sapete, a quest'altro ingegnere che invece ha lavorato in Canada, che è l'inventore del taylorismo. E cioè, di che cosa? Pensiamoci un attimo. È l'uccisione dei sentimenti nell'operaio, cioè l'uomo deve essere una protesi della sua macchina, la sua mente si deve piegare ai ritmi, alle gestualità che la macchina ritiene necessarie. Ovviamente qui avete una presa in giro molto famosa, che è quella di Charlie Sheen dei tempi moderni, e però è la versione caricaturale di questo meccanismo, e cioè il mio operaio meno pensa, meno si distrae e meglio è. Deve diventare un robot, parola russa che significa operaio, cioè deve diventare una entità che non è più umana, ma più cerca di assomigliare alla macchina, meglio è. Meglio è perché in questo modo io aumento la produttività, aumento la velocità delle mie capacità produttive, e miglioro tutta la società. Il nostro signor Ford, è rimasta famosa la sua battuta, questa macchina potete averla di qualsiasi colore, basta che la scegliate nera, perché la standardizzazione della produzione trasforma il mondo. Qui ci sono pagine di Gramsci sull'americanismo e il fordismo, appunto, perché Henry Ford è il primo a pensare all'automobile come a un consumo privato di massa. I miei operai voglio che siano in grado di acquistarla, e con la vendita a rate, con la pubblicità, è uno delle tappe miliari della società consumistica, cioè della società in cui noi viviamo, in cui quindi il sogno è di risolvere e di superare le differenze di classe, le differenze di reddito, grazie a un accesso così ampio e mai sperimentato in precedenza all'universo dei consumi. E questi consumi di massa, tra cui ci sta l'automobile, ma poi ci sarà il frigorifero, poi ci sarà l'aspirapolvere, poi ci sarà la lavapiatti, fino allo schermo ultrapiatto della televisione, costituisce, se si fosse in guerre stellari, diremmo il lato buono della forza, e cioè una vita più semplice, migliore per tutti. E il Novecento ha diverse genealogie. L'uomo diventato robot può generare Mazzantini, e quindi può generare uno spietato combattente che si sente missionario nella bufera della Seconda Guerra Mondiale,
e però può anche generare le fabbriche moderne, industriali, il mondo che noi siamo abituati a dare per scontato, e cioè un mondo di relativo benessere e agiatezza rispetto anche a quello dei nostri bisnonni, rispetto a quello di un secolo fa e che è costruito da queste cose. Voglio farvi vedere un grafico, perché questo ci dà anche un po' la dimensione, che troppo spesso noi ci dimentichiamo di cosa è stato il Novecento. Quelle due righe, quelle righe rosse e blu, sono il PIL pro capite a testa e la popolazione dall'anno zero nei nostri 2000 anni di storia. Teoricamente avrei potuto allungare verso sinistra quella riga, perché l'Homo sapiens, come sapete, compare 50.000 anni, quindi si potrebbe allungare e la linea sarebbe molto piatta, sempre. Cioè questo pianeta è stato abituato per decine di migliaia di anni a un equilibrio di basso livello, con poca gente, mezzo miliardo al massimo di persone, e con poca capacità produttiva. Era il mondo delle società, prima nomadi, dei cacciatori e dei raccoglitori, e poi agricole, dopo la rivoluzione neolitica del 5000 avanti Cristo. Negli ultimi due secoli, quindi se si fosse in una partita di calcio in zona Cesarini, cioè negli ultimi minuti, noi decolliamo con una capacità produttiva che riesce a stare dietro a una moltiplicazione per 12 volte del numero degli abitanti che questo pianeta in tutti i 90, gli 89 minuti della partita è stato abituato a sopportare in quantità e cifre molto molto minori. Io dico sempre ai miei studenti, questo grafico vi dà l'idea che il nostro pianeta è come un'astronave che è appena partita, con nessuno al comando, che naturalmente nessuno oggi è in grado di capire, prevedere, qualche sforzo si fa, ma tantomeno di controllare che effetto avrà questa moltiplicazione di una capacità produttiva. Il nostro signor Ford, con i suoi operai che non devono pensare, sta dentro a questo fenomeno, ne rappresenta l'anima, è l'industria moderna che cambia gli equilibri del nostro pianeta. Voglio sottolineare questo perché appunto è un mutamento epocale, il Novecento sta dentro questo mutamento epocale che, ripeto, è un processo tuttora in corso e che non siamo in grado di controllare. Dobbiamo sempre partire da questa premessa. Gli uomini di Mazzantini, cioè gli uomini del totalitarismo, hanno vissuto il sogno di controllare questo mutamento epocale. E nascono tutti da una stessa origine, che è la Grande Guerra. Perché la Grande Guerra è il momento in cui questo nuovo concentrato di potenza industriale, assolutamente inedito, non mi stanco di sottolinearlo nella storia della civiltà umana, viene messo al servizio dello Stato, dell'autorità politica, passa dalle mani del signor Ford, dell'impresa privata, si trasferisce nelle mani dello Stato per uno scopo di morte, per uno scopo di assassinio di massa. E quindi il primo grande teatro di questa modernità industriale è un teatro che porta al passato, che porta alla guerra. Io qui vi cito delle parole, il terzo uomo, forse i più anziani in questa sala l'hanno visto, un bel film con Orson Welles che faceva la spia, finisce a Praga e di Vienna. Ecco, ma c'è proprio Orson Welles che dice questa frase, no? In Italia per 30 anni sotto i Borgia hanno avuto guerre e hanno prodotto Michelangelo eccetera, in Svizzera sono sempre stati in pace e che hanno fatto l'orologio a cucù. Cioè la guerra vista come connaturata all'essere umano, e sopra ci avete i dati statistici che purtroppo danno ragione a Orson Welles, e quindi l'attività a cui l'uomo si è dedicato di gran lunga di più nel corso della sua esistenza terrena. La Grande Guerra rimette in scena tutto questo, cioè fa il connubio tra quella potenza industriale senza precedenti e una vecchia tradizionale attività dell'essere umano. Senza la Grande Guerra
né Lenin, né Mussolini, né Hitler ci sarebbero stati. Questo dobbiamo capirlo con molta chiarezza, perché altrimenti non si capisce perché un piccolo partito di minoranza come i bolscevichi riesce a gestire e controllare una grande nazione, perché sono gli unici a dire basta con questa guerra, e quindi a interpretare il volere di milioni di famiglie povere e contadine che avevano i propri congiunti al fronte. L'esercito russo è stato quello che ha partito il maggior numero di vittime nella grande guerra, e non si capisce il culto della violenza nei totalitarismi dell'Europa occidentale, invece in Italia e in Germania. Le prime basi dei movimenti di Hitler e di Mussolini nascono dalla guerra, sono ex combattenti, sono abituati all'uso della violenza, e quindi ripropongono questa, anche perché vengono da un disadattamento, da un'incapacità di reintegrarsi nella vita civile e pacifica del dopoguerra, dentro il mondo della pace, teoricamente. E l'uso della violenza come strumento di lotta politica è la grande novità di quest'uomo del Novecento. I dati ci dicono che i morti per violenza politica nel 20 e 21 e nel 22, cioè nei mesi che precedono la marcia su Roma, in Italia sono 400, tre quarti di questi sono per mano dei fascisti, degli squadristi di Mussolini. E tenete presente che nel 31-32, quindi nei due anni, nel periodo di tempo equivalente che precede la nomina di Hitler a cancelliere, i morti per mano delle SS e delle SA sono quattro volte minori. Poi naturalmente verranno i campi di concentramento, e quindi Hitler supererà in violenza di massa il maestro, come lui l'ha sempre definito, Mussolini. Però nel momento della rottura, anche per la vicinanza temporale con la Grande Guerra, il carico di violenza che lo squadrismo esprime in Italia è molto superiore a quello, a 10 anni di distanza dalla Grande Guerra, che viene espresso in Germania nel biennio che precede la nomina di Hitler al cancelliere. Quindi l'elemento della violenza è l'imprinting originario e, come ci dicono le parole di Mazzantini, anche l'esito finale di quella avventura. La grande guerra quindi consegna nelle mani dello Stato una potenza produttiva, tecnologica, scientifica, industriale mai vista in precedenza. C'è un altro film che voi conoscete, che è Metropolis, che immagina proprio la trasposizione del modulo industriale. Se vi ricordate, ci sono questi operai che marciano tutti come un reparto militare, tutti a testa china, tutti non riconoscibili quasi nei loro volti, nelle loro individualità personali, perché sono i robot di questa società che, come vedete, assume dalla fabbrica, ma poi trascina, travalica in tutto il resto della vita collettiva, della vita civile delle persone. L'industria diventa società e l'uomo, quella protesi della macchina, diventa il cittadino. La grande guerra dà l'idea a Hitler, a Mussolini, a Lenin e a Stalin che lo Stato può tutto, che lo Stato può trasformare il pianeta. Lo sta facendo, come abbiamo visto dal grafico. Per la prima volta nel corso della storia umana, questi leader politici pensano di avere a disposizione uno strumento che può cambiare la storia e che può cambiare la società. Questo è il grande sogno di Lenin e di Stalin, è attraverso la leva dello Stato, no? Cos'è il socialismo? È l'elettricità più i soviet, e quindi un rinnovamento dello Stato e il dispiegamento di una piena capacità di cambiare il volto della società civile. Le ideologie saranno diverse, ma questa idea del piano come capacità dello Stato di modellare, plasmare la storia e la società degli individui è assolutamente lo stesso. Quindi l'uomo nuovo del Novecento nasce con una fiducia e con una sottomissione allo Stato. Questo è il
il senso di tutta la prima parte del Novecento, ma forse direi tre quarti di questo secolo, fino al 1980, cioè fino alla Iron Lady, la signora Thatcher e a Reagan, quando ci sarà invece il ciclo opposto del neoliberismo e quindi della sfiducia preconcetta e rigidità nei confronti dello Stato, insomma, fino a quella data la fiducia nello Stato è il dato qualificante, anche quando noi pensiamo al lato buono, al lato positivo della forza. Pensate a cos'è stato il keynesismo e il welfare state, e cioè la capacità di fare dello Stato lo strumento di erogazione a livello di massa di servizi che lo Stato non era mai stato considerato in dovere di prestare: la sanità, le pensioni, la scuola. Quindi tutto questo elemento ha sempre, come sempre succede nella storia umana, una sua ambivalenza di fondo. Ci può essere la leva dello Stato che riduce le ineguaglianze e che moltiplica le opportunità degli individui, e ci può essere quella forza che passa il segno e chiede invece ai suoi cittadini l'obbedienza cieca, la fedeltà assoluta, presentandosi come l'alfiere di una religione civile, di un'ideologia politica assoluta, che non vede più le persone, ma che vede soltanto dei robot, degli automi. In fondo, se ci pensiamo, qual è il discrimine fra questi due possibili usi dello Stato? Il discrimine è proprio quello della, usiamo pure il termine cattolico, perché qui in Italia appartiene a quella, della persona, cioè l'idea che lo Stato sia al servizio della liberazione, della creatività e della ricchezza presente in ciascun individuo, oppure che sia lo schiacciasassi, la pialla sulle individuali capacità creative dell'individuo. La differenza la fa questo. Anche chi ha creduto nel comunismo, io sono fra quelli, ci ha creduto, almeno questo riguarda me personalmente, ma penso riguardi forse anche altri, come un elemento di liberazione del genere umano, e quindi non come una società di tutti uguali, ma una società di tutti diversi, perché tutti hanno potuto avere le stesse opportunità di accesso. Quanti Picasso, quanti Michelangelo ci siamo persi perché sono nati nella fetta sbagliata della società, cioè in quelle famiglie che non potevano dargli nemmeno quegli strumenti per poter realizzare quelle loro capacità creative. Ma lo scopo della giustizia è la libertà, cioè fra le due cose non è tanto importante l'uguaglianza, che non è un fine in sé. L'uguaglianza è un mezzo per poter dare a ciascuno la possibilità di esprimere la propria libertà. Quindi la giustizia, l'uguaglianza è uno strumento, ma il fine è la libertà di ogni singolo individuo. Quando noi ci immaginavamo la Cina negli anni, alla fine degli anni 60, ce la immaginavamo così, facevamo un enorme madornale errore, perché ahimè la Cina del lato oscuro della forza, e cioè dell'utilizzo di uno Stato contro i propri cittadini e contro i propri contadini, è stato purtroppo il laboratorio sul piano quantitativo di gran lunga più estremo in termini appunto di morti di massa. Uno degli elementi della rivoluzione tecnologica sta qui, questo è un futurista famoso, è la velocità, no? Perché in fondo tutte i consumi di massa che fanno il Novecento hanno al centro la riduzione del tempo. La riduzione del tempo di lavoro, di fatica, di lavoro domestico, di trasporto, di comunicazione. La velocità diventa l'elemento di culto dell'epoca, e i futuristi italiani, tanti quali, quindi ho preso uno, ne potevo prendere tanti altri, pensate a Titanic, come si dice noi, cioè che è una bellissima allegoria, no? 1912, anche all'ultimo viaggio, l'ammiraglio vuole battere il record di velocità, perché vuole essere quello che attraversa l'Atlantico nel minor tempo possibile, appunto la dimensione del tempo come strumento nelle mani dell'uomo, e non viceversa come era abituata la società rurale, no? A far rispettare i tempi dalle stagioni.
noi invece siamo più forti del tempo atmosferico delle stagioni, cosa va a battere contro il Titanic? La cosa più ferma, più immobile che ci sia, cioè la natura, cioè l'elemento dell'immobilità del tempo e della immutabilità della natura. È un'allegoria del Novecento, se volete anche un'allegoria di questo strumento dello Stato, che è il nuovo culto dell'epoca. Ovviamente quando io dico la Grande Guerra, dico anche il fatto, l'abbiamo detto in questi giorni, che tanti artisti illustri hanno visto la guerra come una cosa positiva. Qui avete la voce nota di Marinetti, ma c'avete anche quella forse meno nota di Thomas Mann, perché non si immaginano che tipo di sconvolgimento di apocalisse può produrre quel connubio Stato-industria. E dopo la Prima Guerra Mondiale lo sapranno, ma lo sapranno anche nel senso dell'aver acquisito uno strumento nuovo, e quindi i sogni di Mussolini e di Hitler sono piegati a quell'elemento lì. Di questo poi ve ne parlerà Marcello, ma insomma c'è stata anche dentro l'ideologia dell'uomo robot, cioè dell'uomo che può vincere il limite della natura e del tempo, perché è quello che lavora insieme alle macchine, e c'è anche lo stacanovismo. L'operaio che batte i record di produttività non perché avanza la scienza e la tecnologia, ma perché lui si fa strumento di quello Stato che pianifica anche la vita economica della nazione. Arrivo alla conclusione perché vi presento il punto più estremo di questa parabola, perché è un discorso che fa Himmler nell'ottobre 1943, è un discorso molto famoso che doveva rimanere segreto, è pronunciato di fronte ai 500 alti gradi delle SS nella Polonia occupata, ed è il discorso in cui si vede l'ideologia della parte legata al progetto razziale del nazismo come la mafia, e cioè come a un patto di sangue che vincola ciascun appartenente all'omertà. Cosa dice in questo discorso Himmler? Dice: io vi ricordo forse il nostro atto di nascita, e cioè quando nella famosa notte dei lunghi coltelli, nel giugno del 1934, abbiamo ucciso i nostri amici e colleghi delle SA, un centinaio di alti leader a partire da Ernst Röhm, che era il capo delle SA, degli azionisti di sinistra, diciamo così, credevano davvero nel nazismo come rivoluzione contro i Krupp, i Siemens, i Bosch, i potentati economici dell'epoca, vengono liquidati. Allora Himmler dice: quello è stato, lui non lo dice questo, lo dico io, come la goccia di sangue sul santino di Santa Rosalia, e cioè come l'atto di ingresso, no, della mafia, che Tommaso Buscetta raccontava davanti a un po' increduli Falcone e Borsellino, increduli perché non pensavano che aspetti così antichi potessero sopravvivere, anzi rivelarsi utili funzionali della modernità. Allora, quello è stato il nostro patto di sangue, la pagina della nostra storia, non abbiamo mai detto, e ce la siamo ricordata quando invece abbiamo dovuto compiere il nostro ordine più estremo, più difficile, che è stato lo sterminio degli ebrei. Qui lui è garantito dalla segretezza, quindi ne parla in assoluta trasparenza, e dite: la cosa difficile qual è stata? È stata resistere ai nostri amici tedeschi che ci portavano il loro ebreo di fiducia, ci dicevano: sì, tutti gli altri sono maiali, vanno allontanati, sterminati, ma questo è buono, questo lo conosco, merita di essere salvato. E lì, dice Himmler, la stessa cosa da cui sono partito, di Mazzantini, siamo stati capaci di resistere al sentimento della pietà. Siamo diventati robot. E l'abbiamo fatto, come vedete nelle ultime righe, aver sopportato tutto ciò che l'eccezione fatta per umane debolezze, essere rimasti persone decenti, è ciò che ci ha resi lui. La pagina di questo nostro talento non è mai stata scritta, né mai lo sarà. L'omertà e la fedeltà
nel sangue, il crimine. Allora, quando noi analizziamo il meccanismo che ci è uscito fuori, forse più incredibile, dagli archivi ex sovietici, cioè il meccanismo delle quote. Stalin dava ai funzionari di partito nelle più remote plaghe dell'Unione Sovietica le quote di controrivoluzionari da fucilare, quote mensili, 50, 20, 10, e questa era una cosa incredibile, perché naturalmente cosa faceva il funzionario? Mica poteva celebrare 50, 20 processi in un mese, andava all'elenco del telefono e andava a caso. Perché questo meccanismo? Per la stessa ragione di Hitler, cioè per legare al crimine, al sangue, un quadro intermedio che era l'unico di cui lui si poteva fidare, perché i suoi compagni, Bukharin, Zinoviev e Kamen, l'avevano tutti fatti fuori. A differenza di Hitler, Stalin nasce come leader da una lotta feroce interna al gruppo dirigente, e quindi quel meccanismo assolutamente perverso, diabolico delle quote, in realtà si rivela uno strumento razionale di governo in una situazione percepita come di accerchiamento pressoché totale. C'era sempre stata un punto interrogativo, no, nella macchina di sterminio di Himmler, che erano le marce della morte. Gli stessi ebrei che ne sono rimasti vittime, pochissimi ne sono sopravvissuti, dicevano: ma perché questi vengono a prenderci da Auschwitz e ci trascinano verso Berlino invece di ammazzarci? Metà di noi muore per le strade, per il freddo, per la fame, perché continuano a trascinare? Dove ci portano? Dagli archivi ex sovietici aveva avuto la risposta. Himmler stava trattando, segretamente ovviamente, di nascosto da Hitler, una pace separata con gli alleati, e gestiva gli ebrei superstiti come una possibile pedina di scambio a quell'ipotetico tavolo delle trattative. Ecco perché questi ebrei vengono presi e, sia pure a condizioni di sofferenza, vengono portati verso Berlino, perché dietro c'è questa volontà. Allora vedete che anche quello che sembrava la cosa più incomprensibile alle stesse vittime acquista, se capita, se penetrata nei suoi meccanismi che non sono immediatamente visibili, una sua, tra mille virgolette, razionalità. Perché dico questo e concludo su questo? Perché l'errore anche didattico, io lo sperimento ogni anno, ragazzi, che si possa fare è di confinare i totalitarismi del Novecento nel regno dell'irrazionale, e cioè della follia omicida e sanguinaria. Se si fa così, ci si rassegna all'impotenza, cioè all'incapacità di capire cosa è successo, e quindi ci si rassegna a un mistero che può di volta in volta, per i motivi più imperscrutabili, ripresentarsi. Il compito mio, come storico e come educatore, invece è di scavare nei meccanismi che rendono comprensibile, è chiaro, non giustificabile, questo penso sia evidente a tutti, ma comprensibile nei suoi meccanismi, tra mille virgolette, razionali. Io qui ho cercato di delineare un percorso in cui, vedete, il cammino dello Stato totalitario è molto parallelo al cammino del welfare state, in cui il lato oscuro della forza, come chi ha visto Guerre Stellari sa bene, è molto parallelo al lato buono della forza, e in cui quindi il discrimine che io ho provato a dire, quella fiducia nella libertà dell'essere umano, è in realtà molto molto difficile da interpretare, no? Perché poi noi siamo di fronte, dice, gli anni 60, la scuola di Francoforte, dice, la pubblicità, l'accesso ai consumi di massa, è liberazione? Oppure sono i persuasori occulti quelli che ci costringono a un nuovo conformismo meno violento, ma forse più pervasivo e più condizionante, più manipolatorio delle grandi dittature del Novecento? È importante porsi queste domande. È importante porsi queste domande. La democrazia, che è difficile e complicata, è l'esercizio di questa domanda, perché è sempre una domanda riferita a che cosa? Alla libertà dell'essere umano. Ci stiamo liberando oppure stiamo andando dietro a un nuovo conformismo di massa per cui tutti dobbiamo avere lo schermo un trapiatto e seguire gli stessi programmi di televisione?
L'importante è farsi la domanda. Le risposte saranno diverse e non ci deve preoccupare, anzi, ci deve rassicurare e confortare il fatto che le risposte siano diverse. L'importante è che la domanda ce la poniamo. Quindi questo è forse l'epilogo del Novecento. Io per parlare del lato positivo avrei potuto tirare in ballo tante altre cose. Noi corriamo poi il fatto, il pericolo di dare una visione del Novecento sempre molto cupa, no? Parliamo sempre dei ragazzi che nel 1914 scendevano in piazza a favore della guerra e diciamo giustamente alla fine del Novecento scendono in piazza a favore della pace. Ci scordiamo sempre quei 400 deputati che vanno a portare il biglietto da visita a casa di Giulietti, il segno che c'era una maggioranza parlamentare contraria alla guerra. Questo fatto nelle nostre ricostruzioni sì viene citato, ma di passaggio. In realtà i protagonisti noi pensiamo sempre che siano quelli che fanno le guerre, e a quelli che combattono, ahimè, molto spesso perdendo contro le guerre, gli diamo un ruolo molto, molto secondario e molto marginale. E questo credo sia un errore nostro, di noi storici e di noi insegnanti, perché il Novecento è stato anche l'anno che ha cercato di più in tutta la storia della civiltà umana di sperimentare la prospettiva di un governo mondiale, di fare le nazioni, di provarci due volte, prima con la Lega delle Nazioni e poi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sappiamo tutti quanto è difficile, quanto è complicato il potere delle Nazioni Unite, quanto anche criticato, però tutto questo è il segno di un futuro difficile da costruire, ma che è un futuro proprio nel senso di quella libertà che dicevo prima. Lo scopo delle Nazioni Unite è di rendere falsa quella verità di Orson Welles, e cioè che le guerre ci saranno sempre. Grande missione, e però le Nazioni Unite sono queste. Sono queste. Quindi diciamo, cerchiamo anche di immaginare uno Stato diverso. Voglio dire, per concludere, una battuta politica, e su questo finisco proprio. Troppo spesso noi siamo abituati a chiamare in soccorso lo Stato. È un retaggio del Novecento. Lo Stato può fare grandissime cose, bellissime, ho cercato di dirle molto rapidamente, però non dobbiamo perdere di vista il fatto che vivere è una cosa complicata ma importante. E vivere significa anche rischiare, cioè fare affidamento sulle proprie risorse. E io trovo molto spesso nei miei amici e compagni di sinistra un'idea, spesso ci penserà lo Stato, ci deve pensare lo Stato. No, questo è sbagliato, pensarlo in prima persona. Noi collettivamente ci dobbiamo assumere dei compiti, dobbiamo cercare di capire la situazione e prefiggerci un certo ruolo attivo, consapevole, dentro anche la situazione di peggiore crisi. L'aiuto che possiamo chiedere allo Stato sarà una conseguenza subordinata dell'incapacità a realizzare i nostri progetti come individui, come persone libere. Se pensiamo in prima battuta ci penserà lo Stato, un po' di quella battaglia della parte buona del Novecento, cioè la libertà e la giustizia come realizzazione delle prerogative individuali, l'abbiamo persa, perché in qualche modo ci rassegniamo al fatto che lo Stato ci dica che cosa dobbiamo fare. Di compatibilità ambientale tra computer che vedete dietro sono in successione, speriamo che continuino, io le ho messe solo per dare un po' uno sfondo a queste riflessioni che volevo condividere con voi. Sono tutte immagini degli anni 30, sono immagini che rappresentano la vittoria del realismo socialista in Unione Sovietica, che costituisce dal punto di vista delle immagini un aiuto e un momento fondamentale nella composizione o ricomposizione o rimessa a fuoco dell'idea dell'uomo nuovo. Naturalmente ogni
rivoluzione ha sempre portato con sé il desiderio di spezzare, di rompere il vecchio e di creare il nuovo, non solo come ovvio un nuovo potere e una nuova società, ma oltre a nuove leggi e nuovi costumi anche l'uomo nuovo. Nella rivoluzione francese era la costruzione del cittadino quello che era il progetto di costruzione dell'uomo nuovo rivoluzionario nel senso indicato dai Lumi. Nella rivoluzione russa è l'uomo socialista, o come poi si dirà con un po' anche di atteggiamento critico in Occidente, dell'homo sovieticus, ma questo un po' più avanti nel tempo, e qui capire quanto questo avviene sulla base del marxismo, o quanto, come è più evidente, sulla base del marxismo-leninismo codificato nell'epoca poi di Stalin, evidentemente è una cosa diversa. Intanto bisogna ricordare che in Russia, nella rivoluzione, all'inizio della rivoluzione, proprio tra il periodo dal febbraio all'ottobre del 17, cioè dallo scoppio della rivoluzione al momento in cui i bolscevichi prendono il potere, c'è una grande spinta al cambiamento che si manifesta anche in forme simboliche molto forti, in maniera radicale. Ci sarà chi ha potuto seguire la relazione dell'altro giorno del professor Ridolfi sui colori della rivoluzione, sui colori della partecipazione politica. Beh, nel corso di questo periodo c'è una doppia battaglia molto forte che avviene tutta però all'interno del movimento socialista, dei partiti socialisti, cioè del Partito Socialista Rivoluzionario, che era il più numeroso, del Partito Menscevico, del Partito Bolscevico e anche degli anarchici, che è insieme di colori ma anche di suoni, perché ci sarà, oltre alla bandiera rossa che i bolscevichi, e che però è un po' utilizzata da tutti, anche se i bolscevichi sono quelli che la propongono nel modo più forte, più coerente, ci sarà per esempio la battaglia tra la Marsigliese e l'Internazionale, che costituisce l'antagonismo tra le aspirazioni, potremmo dire la sintesi della rivoluzione di febbraio, quindi di una rivoluzione ancora democratica e che vuole essere parlamentare democratica, e invece la rivoluzione fondata sui soviet e quindi sul potere sovietico alternativo, che poi sarà quello che negherà i risultati dell'Assemblea Costituente, come ci ha ricordato Ivan Dundovic ieri. E le spinte e i linguaggi che accompagnano questa battaglia sono molto spesso di carattere religioso, perché si radicano in una tradizione religiosa che aveva accompagnato anche la lotta politica, non solo perché la lotta politica era spesso legata direttamente alla religione, tutta la polemica dei vecchi credenti nei confronti dello zarismo per rivendicare una propria autonomia e libertà religiosa, ma anche perché le forme delle processioni di massa, non dimentichiamo che era stata una manifestazione guidata da un pope aver dato origini alla rivoluzione di febbraio, e che continuamente le immagini delle icone religiose che venivano portate nelle piazze insieme alle bandiere rosse nelle manifestazioni danno un'idea di quel carattere estremamente composito in cui diversi radicalismi e diversi progetti palingenetici si mescolavano. Cioè, c'era però in tutti questa aspirazione all'uomo nuovo, c'era questa aspirazione a voler riuscire a dare un'idea completamente nuova. Basta ricordare uno dei poemi più belli e importanti della rivoluzione, quello di Andrei Bloch, I 12 Apostoli,
che è chiaramente un richiamo alla tradizione religiosa cristologica, ma è un omaggio agli apostoli bolscevichi che stanno anche con la violenza scardinando il vecchio mondo e cercando di portarne uno nuovo. Naturalmente noi dobbiamo fare una distinzione, e ovviamente per motivi di tempo e per inserirmi all'interno del discorso di questo convegno, io abbandono gli anni della rivoluzione, dell'immediata rivoluzione e anche degli anni 20 per concentrarmi sugli anni 30, cioè sul periodo in cui proprio si opera questa costruzione dell'uomo nuovo, in cui emerge l'homo sovieticus, quando ormai la vittoria di Stalin è una vittoria piena, perché all'inizio degli anni 30 ormai è assolutamente piena, e in cui i caratteri dello Stato totalitario vengono a dispiegarsi in modo molto più completo, anche se certamente alcuni di questi aspetti sono debitori dell'epoca della rivoluzione e del dopo la rivoluzione. Adesso vediamo se riuscirà a far ripartire una volta l'insieme delle immagini, ma comunque un po' avete visto, era solo per rallegrarvi di più oltre a sentire la mia voce in questo momento. Ma intanto, proprio per riassumere molto brevemente i caratteri dei primi anni venti, oltre che dalla vittoria di Stalin all'interno del partito, l'ultimo sconfitto è Bukharin nel 1938, ma è quello che caratterizza questi primi anni 30, perché poi la nascita in qualche modo ufficiale dell'uomo nuovo sovietico, come anche ufficialmente, anche se c'è già prima, del realismo socialista è del 1934, e vedremo forse anche di capire perché. Negli anni precedenti quello che caratterizza i tre grandi momenti, le tre grandi esperienze, i tre grandi eventi in cui noi possiamo riassumere i primi anni 30 sono il piano quinquennale e l'industrializzazione accelerata. Piano quinquennale che verrà fatto in 4 anni poi, quindi ancora più accelerata, un piano industriale che, come diranno osservatori non comunisti, occidentali, che vengono in questo periodo in Russia, c'è una quantità incredibile di ingegneri americani che sono rimasti disoccupati per la crisi del 29 e che nei primi anni 30 vengono in Unione Sovietica, alcuni perché hanno simpatie socialiste, altri assolutamente solo perché vogliono lavorare, che ci hanno lasciato una quantità di documentazioni incredibili, perché questi quando tornano in America vengono presi dal Dipartimento di Stato, vi fanno un'intervista di 6 ore, trascrivono tutto, e questa magnifica documentazione nella Hoover Institution, dove sono lì a darci una testimonianza bellissima di questo rapporto di due mondi diversi, perché il mondo che osserva quello che sta accadendo in Unione Sovietica adesso è il mondo che ci ha richiamato prima Gozzini, è il mondo del taylorismo, cioè è il mondo del fordismo, è il mondo degli ingegneri americani che sono nati e cresciuti con quella idea lì, e che spesso si troveranno quindi da una parte in sintonia, dall'altra invece in totale distonia, ma non per i motivi che penseremo noi. Faccio una parentesi anticipando forse una cosa che volevo dire dopo. La cosa curiosa per uno storico, quando io ho cominciato a studiare queste cose ormai decenni fa, naturalmente il mio anche coinvolgimento ideologico-politico ovviamente era in qualche modo più legato anche, anche se appunto criticamente, a quell'esperienza. E allora vedere nella documentazione che ho trovato negli Stati Uniti, da una parte questi ingegneri americani capitalisti fino al midollo, che dicevano che meraviglia, che bello, anche se poi dicevano c'è disorganizzazione, c'è un po' di caos, eccetera, però i momenti di fondo vanno bene,
e gli operai americani che erano andati in Unione Sovietica per sfuggire alla repressione antisindacale che era stata fatta all'inizio degli anni 30, che dicevano: ma come? Noi siamo scappati dagli Stati Uniti perché lì siamo stati condannati per le nostre lotte contro il cottimo, lotte sindacali contro il cottimo. E qui il cottimo è il valore prevalente su cui gli operai sovietici, che detengono il potere e che dovrebbero controllare lo Stato, si muovono. Questo fa capire come, al di là poi di qualsiasi giudizio politico e storico, anche più analitico e articolato, però ci sono delle spinte che vanno al di là del modo in cui poi ci si rappresenta la realtà, la si percepisce, la si vuole anche in qualche modo fare andare avanti. Allora, da una parte c'era questo primo grande momento del piano quinquennale, il secondo era quello della collettivizzazione delle campagne. La guerra ai contadini è una costante della storia russa e anche della storia sovietica. Elena Dundovic ha ricordato molto rapidamente ieri che nella fase della guerra civile i contadini sono vittime, ma sono anche quelli che permettono ai bolscevichi di mantenere il potere, perché in una serie di zone, in una serie di regioni dove erano presenti gli eserciti bianchi, i contadini, di fronte all'alternativa, provano in qualche modo a proporre una loro terza via in alcune situazioni. Ma quando questo non è possibile, di fronte alla scelta bianchi o rossi, scelgono i rossi, sperando, e in parte riuscendoci per diversi anni con la scelta di Lenin, della NEP, di trovare una propria maggiore possibilità anche di vita individuale, di miglioramento individuale, che sarà però quello su cui Stalin con la collettivizzazione si cercherà di distruggere, si scaglierà, e che diventerà uno dei motivi ideologici principali perché la NEP, il Kulak, il contadino ricco, guardate, il contadino ricco nell'elenco che viene stilato era chiunque avesse una mucca, quindi non è che stiamo parlando di contadini, o chiunque utilizzasse per il lavoro nei campi un'altra persona, anche se era il proprio figlio, anche se era un parente. Quindi c'era questa dimensione ideologica radicale che porta a considerare Kulak alla fine poi chiunque lo Stato voglia considerare Kulak, al di là del loro... È ovvio che tra questi ci sono anche quelli che nel corso della NEP si sono arricchiti, sono riusciti a guadagnare meglio e a vivere meglio, e sono quindi un oggetto facile anche di polemica politica e ideologica, e nella costruzione dell'uomo nuovo il Kulak è l'elemento negativo, quello che bisogna rifiutare, quello che bisogna non essere. Da questo punto di vista è estremamente importante la figura del Kulak. La collettivizzazione delle campagne è uno degli episodi più tragici da un punto di vista sociale, perché l'epicentro di questa tragedia, come sapete, sarà la carestia, non tanto prodotta, ma controllata e poi guidata dal Partito Comunista, che porterà in Ucraina a 3-4 milioni di morti e anche in Kazakistan a un numero quasi simile di vittime. Perché queste zone, che erano quelle che producevano maggiormente grano, il grano non è che non c'era, cioè la carestia in generale c'è, ma il grano per poter dar da mangiare non solo ai russi ma anche ai kazaki e agli ucraini c'era, ma si doveva vendere per ottenere dall'Occidente le tecnologie che servivano al piano quinquennale industriale. Quindi è stata una scelta politica in cui per di più c'era poi la volontà di colpire un gruppo
etnico-nazionale, come è stato detto, che era stato e continuava a essere, anche se sottoterra, sottotraccia, antibolscevico e quindi un possibile nemico, e soprattutto però che non riusciva a accettare la disciplina del nuovo Stato sovietico che Stalin voleva imporre. Molti di voi saprete dell'abilità anche con cui Stalin tratta questa collettivizzazione. Dopo la prima fase della collettivizzazione in cui i contadini sono costretti, obbligati a entrare nelle fattorie comuni, nei kolkhoz, nei sovkhoz, eccetera, si accorge Stalin che qualcosa non funziona perché i contadini ammazzano tutto il bestiame. La perdita del patrimonio zootecnico che avviene nei primi anni venti, all'inizio della collettivizzazione, verrà risolto, cioè si tornerà a quella situazione nel 1956, cioè dopo la morte di Stalin. Cioè c'è un decennio in cui la perdita del patrimonio zootecnico continua a pesare enormemente. Allora a quel punto Stalin capisce che forse non si può continuare in quel modo radicale e scrive quel famosissimo articolo sulla Pravda che si chiama Vertigine di un successo e dice sostanzialmente: guardate, vi hanno costretto i capi comunisti locali a entrare coattamente nei kolkhoz, ma voi potete uscire e entrare quando volete, ve lo garantisco io. Usciranno il 70% di quelli che sono usciti per alcuni mesi, dopodiché Stalin ricomincerà e tutti saranno. Gran parte delle vittime di questa collettivizzazione vanno a confluire in quello che è il terzo grande momento, evento che caratterizza questi primi anni, cioè il Gulag. Campi di lavoro, di rieducazione, di concentramento erano esistiti fin dalla rivoluzione, che aveva usato, come aveva ricordato Elena ieri, le isole Salavki soprattutto, che erano quelle tradizionali dello zarismo. Adesso c'è un salto di qualità complessivo che non riguarda solo il numero dei campi che si vanno a formare, che sarà la prima grande costruzione dei campi che saranno quelli dell'universo concentrazionario, dell'arcipelago Gulag, come poi l'ha chiamato Solzhenitsyn e come verrà noto, ma nasce proprio il Gulag, cioè l'acronimo Direzione Centrale dei Campi, è del 1930-31, cioè c'è una nuova costruzione, è la polizia politica che prende in mano anche economicamente la gestione dei campi per farne uno strumento dell'industrializzazione, per farne uno strumento di questa nuova fase in cui accanto alla disciplina c'è il bisogno di produrre. Ed è in questo intreccio di questi tre elementi che l'uomo nuovo emerge in modo estremamente forte. Intanto può sembrare paradossale, ma è un dato, come dire, che si riscontra nella documentazione dell'epoca, che proprio in questo periodo viene considerato quello che sta facendo Stalin, quello che sta facendo il potere sovietico, un tradimento della rivoluzione da una parte, da coloro che sono stati da Stalin sconfitti, Trotsky e i trotskisti, diciamo, ma dall'altra anche dagli esuli russi che invece erano scappati dalla rivoluzione su posizioni zariste conservatrici. Certo, le motivazioni sono diverse, ma c'è una critica convergente nei confronti di quello che sta compiendo Stalin, perché in effetti è una rottura estremamente forte quella che avviene negli anni 30, una rottura politica, economica, culturale e antropologica estremamente forte. La costruzione dell'uomo sovietico invece avviene sulla base di valori socialisti, almeno nominalmente socialisti, che sono quelli che rivendica il potere. Cioè in questo
Trotsky ha torto, non è vero che è vero che sta dominando adesso una burocrazia di partito, e Trotsky parlerà del cosiddetto termidoro sovietico, eccetera. Però i valori su cui si vuole muovere sono i valori socialisti, sono i valori della uguaglianza, della disciplina, dell'appartenenza alla comunità. Sono valori che per la prima volta cercano di unire i valori socialisti nuovi, vedremo poi declinati in che modo particolare, con la vecchia tradizione russa. E il tratto comune di questi elementi è la priorità della comunità, della collettività sull'individuo. Questo tiene insieme il socialismo, addirittura la dittatura del partito, che rappresenta il socialismo, la comunità e che quindi guida verso, ma dall'altra fa richiamare alle comunità di villaggio, al MIR, alla tradizione anche russa antizarista che soprattutto nella fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento si era mossa e si era mobilitata contro le riforme liberali di Stolypin, contro il capitalismo un po' selvaggio che si stava introducendo in Russia e così via. Allora questa idea che la comunità ha un valore superiore all'individuo, beh, è qualcosa che è diametralmente opposto alla tradizione. Ci è stato ricordato in due occasioni in questi giorni il 1914 contro il 1789, cioè lo spirito del 14 contro lo spirito dell'89. E qui siamo contro lo spirito dell'89 che era fondato sull'individuo in nome della comunità. Faccio un'altra parentesi che ci riguarda più da vicino. Negli anni 90 c'è una grande polemica che poi in qualche modo si è anche trascinata e per certi versi continua ancora, in cui alcuni paesi asiatici, prima è stato Singapore, poi ci si è aggregata subito anche la Cina, hanno detto i diritti umani sono una invenzione occidentale perché non tenevano conto dei valori asiatici, ma solo dei valori per l'appunto occidentali, intendendo, come poi veniva spiegato, i valori occidentali erano quelli dell'individuo, i valori asiatici sono quelli della comunità che ha un peso e un ruolo maggiore. Quando poi questo discorso, che da un punto di vista teorico e anche pratico era anche pieno di elementi interessanti, veniva però spiegato dal dittatore di allora di Singapore e del segretario del Partito Comunista Cinese in questo modo, beh, i valori asiatici sono i valori collettivi. Chi rappresenta i valori collettivi? Il dittatore di Singapore e il Partito Comunista Cinese. Quindi noi, quello che diciamo, rappresenta qualcosa di più importante, utile, da rispettare che non le volontà dei singoli individui. Quindi se vogliamo continuare a tenere internet proibito ai cittadini, lo facciamo per il bene della comunità e continueremo a farlo e così. Quindi è ovvio che negli anni 30, quando ovviamente la discussione era ben antecedente a queste di oggi, questo richiamo alla collettività, alla comunità, aveva un'enorme forza anche di presa e lo aveva non soltanto in Occidente. Guardate, può sembrare paradossale, ma il periodo in cui l'Unione Sovietica in Occidente è più non temuta, è più amata, apprezzata, in cui gli si riconoscono valori positivi anche dai nemici ideologici, sono gli anni 30, cioè il periodo dello stalinismo, è il periodo in cui oggi possiamo dire tranquillamente la storia dell'Unione Sovietica e del socialismo ha raggiunto i suoi elementi peggiori, più tragici. Sarà nel 37, nel ventennale della rivoluzione, che si raggiungerà il massimo della repressione, con 700.000 fucilati in un anno, oltre a quelli mandati nel Gulag. 700.000 fucilati in un anno era qualcosa che
ovviamente non ha nessun rapporto con la sia pur terribile repressione che Lenin fa col terrore rosso nel 18 dopo la rivoluzione, in cui nei campi di prigionia ci finiscono in tutto 250.000 persone e in cui gli uccisi, che sono tanti, sono alcune decine di migliaia. È ovvio che poi a livello dei singoli la tragedia è sempre la stessa, però da un punto di vista storico non possiamo non tener conto anche di questo elemento delle città. Allora, la lotta ideologica contro il borghese individuale incarnato nel Kulak e nella NEP come politica è fondamentale, così come la lotta contro chi sabota lo sforzo collettivo dell'industrializzazione e della collettivizzazione, i fannulloni. Ci sono una serie di leggi in questo periodo che ci fanno capire però che cosa significavano fannulloni o sabotatori. Negli anni della collettivizzazione, se si veniva trovati due volte, la prima veniva abbonata, se si veniva trovati due volte a spigolare, cioè andare a raccattare per terra quello che rimaneva del raccolto, si veniva mandati nel gulag. Nelle fabbriche, se per due volte, anche qui la seconda volta, si arrivava in ritardo al lavoro in fabbrica, si poteva essere mandati nel gulag. La disciplina era un elemento fondamentale. Una disciplina, guardate, che si accompagna, come ci hanno raccontato gli storici, anche sovietici, già prima della caduta alla storia sociale di quel periodo, che si accompagna in una situazione di caos indescrivibile, perché siccome in questo periodo crescono le grandi fabbriche, addirittura crescono delle nuove città industriali che nel giro di pochi mesi occupano centinaia di migliaia di persone, allora da parte degli operai che soprattutto vengono dalle campagne c'è anche una spinta ad andare a muoversi, a cercare di star meglio. Quindi uno lavora un mese in una fabbrica negli Urali, poi è stata fondata la città che diventa il modello di Magnitogorsk, dice no, io vado lì, quindi se ne va, viene trattato forse inizialmente con un sospetto eccetera, però siccome va subito a lavorare non gli si fa nulla, poi cerca ancora un altro, e a un certo punto infatti vengono introdotti i passaporti interni per evitare che questo caos sociale e demografico renda ancora più paralizzante le spinte che ci sono. Non mi voglio dilungare troppo perché sennò arrivo alla fine senza aver toccato il punto che mi premeva di più, che è quello del ruolo degli scrittori nella costruzione di questo uomo nuovo. Il punto centrale di questa operazione, che è un'operazione a cui Stalin dedica molta attenzione, è Maxim Gorky. Gorky era già al momento della rivoluzione uno scrittore famosissimo, anzi era considerato, ovviamente a torto permettetemi di dirvi, il più grande scrittore insieme a Dostoevskij e per alcuni addirittura superiore a Dostoevskij. Nel corso della rivoluzione Gorky, che si schiera con la rivoluzione di febbraio ma si schiera contro la rivoluzione d'ottobre, è nel giornale di Gorky che Kamenev e Zinoviev scrivono la loro denuncia del golpe d'ottobre che Lenin sta preparando, e dopo la presa del potere è nel giornale di Gorky che ci sarà una continua critica del potere unico assoluto dei bolscevichi, e ci sarà invece il tentativo che fallisce, troppo fallisce, e che era il tentativo portato avanti da molti, da Martov in primo luogo, di creare un governo di tutte le forze socialiste, cioè una volta sconfitte il partito cadetto, il governo provvisorio, bisognava che tutte le forze socialiste però potessero trovarsi insieme per capire come andare avanti in quella situazione in cui bisognava capire sviluppo borghese, sviluppo capitalista, elementi di socialismo, eccetera, eccetera.
una cosa che Lenin in parte farà, ma in modo molto rigido e autoritario anche durante la NEP. La NEP era per certi versi come la Cina di Vienna. Economia, fate un po' quello che volete, ma guai a sgarrare politicamente, perché sennò finite nel Gulag, anche se allora non si chiamava così, o nel Laogai, come si chiama in Cina. Gorky rientra per spinta e volontà di Stalin in URSS nel 1931. Già c'erano stati rapporti, Gorky aveva difficoltà anche economiche, Gorky stava in Italia benissimo, stava a Capri, insomma non se la passava male, però aveva voglia di tornare, perché non era più Gorky, era uno che aveva bisogno di essere lo scrittore che rappresentava il paolo. E quindi quando vede questa possibilità rientra nel 1931 e già un anno dopo, nell'ottobre del 32, Gorky organizza una riunione con decine di scrittori di cui lui vuole essere, e di fatto è il capo, per organizzarli nell'aiuto, nell'intervento nella società in questo periodo, in cui Gorky lo sapeva, gli altri no, arriva Stalin, che sta zitto, si mette in un angolo, ascolta gli interventi di tutti, siamo nel pieno dell'industrializzazione, alla fine quasi del primo piano quinquennale, si parla dei grandi progetti, questi scrittori dicono ma noi come ci dobbiamo rapportare, che cosa dobbiamo scrivere, dobbiamo parlare delle fabbriche, dobbiamo avere l'operaio come eroi dei nostri racconti, e qui Stalin si inventa quella frase che rimane celebre e dice: voi dovrete essere ingegneri di anime. Vi leggo tutta la frase: i nostri carri armati non valgono niente se le anime che devono guidarle sono d'argilla. Per questo dico, la produzione di anime è più importante della produzione di carri armati. E quindi voi, che dovete produrre le anime, dovete essere gli ingegneri di anime, la cui importanza è pari, se non maggiore, a quelli degli ingegneri che stanno lavorando. Allora, partecipare a questo sforzo di produzione e aiutare a far nascere queste nuove anime, che è l'uomo nuovo, poi sostanzialmente, è quello che si cerca di fare. E gli scrittori vi svolgono un luogo fondamentale. Gorky lo fa in modo estremamente chiaro e anche ambiguo, se vogliamo vederlo oggi, anche se poi morirà presto nel 1936. I sospetti che ci sono stati più volte su un aiuto alla sua morte che avrebbe dato l'allora capo della polizia politica Jagoda, che poi nel 37 finirà lui vittima delle purghe e sarà sostituito con Yezhov, che era il più terribile dei capi della polizia, il quale a sua volta sarà poi l'anno dopo sostituito da Beria e finirà anche lui male, è soprattutto perché Gorky organizza, tra le tante altre cose, il libro con il contributo di 40 scrittori che insieme a lui hanno fatto un viaggio insieme a Stalin e a Jagoda per celebrare la fine della costruzione del canale tra il Mar Bianco e il Mar Baltico, il famoso Bielomor Canal, che era stato ultimato in 20 mesi. Guardate, se pensiamo ai tempi, è una cosa eccezionale. Tra il settembre del 1931 e l'aprile del 1933, come forse allora non si sapeva in modo esplicito e come adesso invece è molto documentato, in questa costruzione morirono 100.000 operai, che non erano operai normali, perché questo grande canale viene costruito dai prigionieri del Gulag e quindi sono ovviamente spendibili.
e sono spendibili in doppio modo, non solo perché possono morire, tanto ce ne sono altri che vanno dell'incasso, ma perché questo canale fatto in questo breve tempo non è fatto con la tecnologia più avanzata, che non sempre era avanzatissima, che l'URSS aveva in quel momento a disposizione. Se si guardano le foto che accompagnano poi il libro con gli interventi di 40 scrittori che Gorky organizza, si vede che questo canale lo fanno con le cariole, con i martelli, neanche con i martelli pneumatici, cioè in forme e in condizioni che sembrerebbe praticamente impossibile. Questa crociera di celebrazione, in cui oltre a questi ce ne saranno, in cui sono 120 gli scrittori che accompagnano Stalin e Gorky in questa celebrazione. Gorky, ovviamente tutti sanno che sono i prigionieri dei Gulag che hanno partecipato a questo lavoro, ma dirà: ho visitato anche le loro baracche, pensate, c'erano anche dei fiori nelle loro baracche, come si può paragonarle a delle prigioni quando ci sono? E dice anche che Stalin ha reso possibile una delle più brillanti vittorie dell'energia umana, organizzata in un collettivo contro le forze elementari dell'aspra natura settentrionale. Esempio perfettamente riuscito della trasformazione di una massa di ex nemici della dittatura del proletariato e della società sovietica in un collettivo di qualificati collaboratori della classe operaia e persino di sostenitori entusiasti del lavoro statale obbligatorio. Questo era il ruolo che avevano gli scrittori, di inserire nella narrazione pubblica che si faceva giorno per giorno elementi come questo, e quindi di far leggere ai cittadini sovietici non solo che in 20 mesi si era fatta una grande opera idraulica e di ingegneria, così come l'entusiasmo per le grandi città, le grandi industrie, cioè, ma che questo aveva portato non solo a una vittoria della collettività, ma addirittura a permettere la rieducazione di coloro che si erano mossi contro la collettività precedentemente, naturalmente senza citare i 100.000 morti o altri. Tra l'altro, brevissima parentesi, l'organizzatore principale da un punto di vista di tecnico di come funzionava del Gulag era un antibolscevico che era stato preso prigioniero e mandato nelle isole Salamchi, e dove, per cercare di sfangarla in qualche modo, aveva suggerito, siamo ormai alla fine degli anni 20, delle misure per poter migliorare l'organizzazione del lavoro. Lì, alle Salamchi, con una natura terribile, la punizione peggiore che veniva fatta a chi cercava di fuggire, eccetera, era semplice: gli si metteva nudi fuori, venivano mangiati e massacrati dalle zanzare, quindi bastava questo, non è che c'era bisogno di fucilare, eccetera. Era una natura terribile. E allora lui cerca di organizzare le cose in modo non che ogni prigioniero vada a fare la sua parte, il suo lavoro, ma dice: organizziamoli in gruppi, in modo che si aiutino, eccetera. E questo tipo di organizzazione, che sarà poi alla base del successo di Stakhanov, perché Stakhanov, quando, e adesso ci arriviamo, fa il suo exploit, non lo fa da solo, lo fa con un gruppo di altre 4-5 persone che lo aiutano a ottenere quel risultato. Allora, questo tipo di organizzazione taylorista, fordista dei prigionieri del Gulag, sarà talmente efficiente che questo Frenkel, da prigioniero, verrà chiamato a dirigere il Bielomor Canal e riceverà pure l'ordine di Stalin, una serie di medaglie, eccetera. Siamo in un periodo in cui i libri sull'industrializzazione sono una gran quantità. Come fu temprato l'acciaio, il famoso libro di Ostrovsky del 35, il Volga si getta nel Mar Caspio, di uno scrittore che aveva cercato di non partecipare a questa cosa,
ma che poi minacciato soprattutto nella famiglia Pilniak, scrive questo libro, anche se poi finirà purtroppo male. Cemento, energia, sono i due titoli di un scrittore non eccelso, Gladkov, che però ha un grande successo all'epoca. Il paese delle grandi vie d'acqua, di Budanzer, cioè è un momento in cui gli scrittori rappresentano e spingono a questa idea che è insieme di una nuova collettività e di un uomo nuovo che ne fa parte. Perché questa è quello che avete visto, che sono immagini tranquille, non sono le immagini, sì, sono un po' eroiche, ma sono immagini eroico-familiari, potremmo dire. Perché l'uomo nuovo sovietico non è un uomo nuovo, il coltello e il teschio che abbiamo visto del fascismo e neanche quello che sarà dell'SS ariano che spicca contro le razze inferiori. È un appartenente medio di una comunità che nel suo insieme è qualcosa di nuovo. E quindi la novità è sì individuale, perché ognuno deve comportarsi da buon socialista, disciplinato, eccetera, ma è l'elemento della collettività, della comunità che rende nuova questa antropologia rappresentata dall'uomo sovietico. Lo stesso avviene per la collettivizzazione. Lì il romanzo più famoso è Terre dissodate di Mikhail Solokov. L'eroe è, guardate che abilità, è un operaio comunista, un fabbro delle officine Putilov, quelle che avevano fatto la rivoluzione, che arriva in un villaggio del Don per aiutare a realizzare la linea del partito e che si contrappone a chi? Si contrappone a Borodin, quello che quindi diventerà l'eroe negativo, che è un partigiano della rivoluzione, è uno che ha fatto la rivoluzione, eroe della guerra civile, con cui in qualche modo quindi si prendono ormai le distanze, e che però col duro lavoro anche dopo si era fatto un suo piccolo pezzo di terra a cui non voleva rinunciare. Allora l'eroe della guerra civile, se è inquinato dalla mentalità e dai valori borghesi dei culacchi, bisogna combatterlo. E il nuovo eroe è chi, magari non avendo alle spalle una grande tradizione rivoluzionaria, decide però di impegnarsi in questo sforzo di costruzione nuova. Nel 1934, e arrivo rapidamente alla fine, non temete, c'è il primo congresso degli scrittori sovietici, è quello in cui Zhdanov, che diventerà l'ideologo della cultura sovietica, parla contro il disfacimento e la decadenza borghese. Chi è lo scrittore che viene preso da esempio di tutte le nefandezze della borghesia da Zhdanov? Joyce è l'esempio di tutto il male che si può essere. Ma anche Musil, ma anche Kafka, insomma. Un anno dopo, a capire come anche in URSS le cose non erano poi così semplici, c'è il primo congresso a Parigi degli scrittori antifascisti, il grande congresso, dove non solo abbiamo, di cui abbiamo reso conto stenografico, sono dei bellissimi interventi, c'è quello famoso di Brecht che disse compagni, non parliamo di letteratura ma parliamo di rapporti di produzione, c'è Musil, è pieno di veramente del massimo della cultura letteraria dell'epoca. È anche quella in cui Salvemini solleverà il problema dello scrittore Victor Serge, prigioniero in Unione Sovietica, e che dirà testualmente: io che sono stato una vittima dell'ovra e che combatto le SS naziste non posso difendere la GPU sovietica.
e in quella situazione ci furono anche interventi di due sovietici, uno che era il più bello, il migliore, il più straordinario anche intervento, è Pasternak. Pasternak è riuscito, come sapete, a sopravvivere allo stalinismo, anche se poi nel momento della pubblicazione all'estero del suo libro, tra l'altro da parte dell'editore comunista Gian Giacomo Feltrinelli, che lo diffonde tradotto in tutto il mondo, e poi l'impedimento di andare a ricevere il premio Nobel, poi morirà presto, anche non solo perché era malato, ma per lo strazio di quest'ultimo periodo. E Pasternak prima è riuscito, perché stranamente Stalin lo amava molto, e quindi anche se non è mai stato un ligio disciplinato e ortodosso scrittore, Stalin lo lasciava aperto. Beh, insomma, poi i dittatori hanno anche le loro piccole così, fantasie. In questa occasione, in cui tutti gli scrittori parlano in qualche modo dell'impegno che gli scrittori devono avere nella politica, perché questo congresso di Parigi è un congresso per chiamare all'allerta la cultura di tutta Europa contro il nazismo, è importante per questo, e Pasternak parla della necessità dell'arte, fa un discorso in cui la politica non c'è, c'è la poesia. Cosa la poesia può dare all'uomo. E veramente era un atto di coraggio enorme, perché sapeva che, tornando poi in URSS, forse anche il suo protettore Stalin qualche cosa gli avrebbe fatto. Però, nello stesso periodo, subito dopo, il congresso di giugno di Parigi è il giugno del 35, nell'agosto del 35 c'è Stakhanov, e con Stakhanov ci arriviamo alla fine. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, il 31enne Alexei Stakhanov estrae 102 tonnellate in una notte di carbone, 14 volte quella che era la misura fino ad allora. Diventa il simbolo del volontarismo, dell'aumento della produttività per aiutare, eccetera, eccetera. Naturalmente si è organizzato bene, perché si fa aiutare da quelli che prima passano il martello pneumatico, poi lui tira fuori, poi gli altri portano via, quindi c'è un'organizzazione dietro di questo, ma ovviamente diventa un momento fondamentale. Non sono come simbologia dell'uomo nuovo, Stakhanov è l'uomo nuovo e lo diventerà per decenni in qualche modo, ma sarà anche l'uomo nuovo che rischierà, per chi ha visto per esempio, tratta non di Stakhanov ma di una cosa simile, il bellissimo film di Vaida, L'uomo di marmo, è un uomo nuovo che rischia. Perché questa grande exploit di Stakhanov, che cosa significa in pratica? Significa che dal mese dopo tutti gli operai devono cercare di arrivare a quel livello di produzione. Quindi si aumentano mediamente i livelli di produttività di tutti quanti. E quindi, sì, la società sovietica ammira Stakhanov, gli operai sovietici un pochino di meno. Ci sarebbe da parlare e da far vedere, ma insomma ci sarà un'altra occasione, perché questo è solo il primo anno di questo festival, del cambiamento della città. Mosca, proprio a metà degli anni 30, cambia completamente. Intanto il 35 è l'anno in cui viene inaugurata la Metropolitana, un'altra opera formidabile, fatta con il lavoro dei prigionieri del Gulag, e quindi anche lì con una quantità di morti sul lavoro non indifferente, ma è anche l'idea di un nuovo piano della città, un piano a cui inizialmente collabora anche Le Corbusier, non l'ultimo arrivato. Cioè c'è davvero questa idea, perché non è solo, io credo giustamente sottolineo questi caratteri di violenza, di repressione, di terrore che proprio in questi anni caratterizzano l'Unione Sovietica, ma sono l'altra faccia di un'idea che continua a essere un'idea grandiosa di trasformazione,
che ha una qualche utopia dietro, perché se non ci fosse quell'utopia, noi dovremmo allora ricondurre il regime staliniano puramente a un terribile regime di polizia cinica. Non è così, perché c'è la necessità di usare, e in questo ci sono delle somiglianze con quello che ci ha detto prima Gozzini, la necessità di non usare più la pietà, la compassione, la giustizia, perché l'obiettivo che dobbiamo aggiungere è maggiore. Siamo in una fase in cui le cose sembrano andare meglio, non solo in Russia, in URSS, ma anche in Occidente. Il 1934-35 sembrano un periodo in cui è finita la durezza del piano quinquennale della collettivizzazione. Gli stessi scrittori, quelli non allineati a parlare dell'eroe operaio delle grandi fabbriche con Gorky eccetera, cominciano a pensare di poter, e ce ne sono molti che fanno delle cose formidabili nel teatro. Meyerkol, che era stato il grande regista della rivoluzione, ricomincia a poter fare delle cose proprio in questo periodo. Poi dopo Meyerkol è uno degli ultimi che verranno repressi con delle forme terribili in cui si cercherà di costringere all'autocritica nel 38-39, in cui però si da una parte confessa le sue colpe, ma lo fa in modo tale per cui in realtà poi è una grande difesa dell'autonomia dell'arte che farà. Ebbene, questo periodo sembra poter promettere una nuova apertura che sarebbe lecita e legittima se noi la guardiamo con gli occhi della razionalità anche dei rapporti internazionali. Nel 1933 l'Unione Sovietica è stata riconosciuta dagli Stati Uniti, quindi le cose sono cambiate. C'è il pericolo nazista che giustamente anche l'Europa comincia a vedere come tale, e quindi l'Unione Sovietica viene fatta entrare nella società delle nazioni, ma c'è un nuovo. Eppure l'uccisione di Kirov e poi nel giro di qualche mese l'inizio con 36 dei grandi processi di Mosca e della fase del grande terrore rendono invece assolutamente diverso e ancora peggiore questo scenario. Il 17° congresso, quello del 1934, è il congresso in cui Stalin dice: noi abbiamo raggiunto il socialismo, e l'uomo nuovo è praticamente in costruzione, e sarà quello che viene chiamato il congresso dei vincitori, anche se dei 700 e rotti delegati a questo congresso, alla fine della guerra ne rimarranno vivi meno di una ventina. Era davvero costruito questo uomo nuovo sovietico, o è più un'immagine che ci rimanda la propaganda, i romanzi, eccetera, eccetera? Beh, questa è una discussione che è ancora aperta, perché è difficile poi sapere davvero fino in fondo che cosa avveniva nella società, anche se abbiamo sempre più delle voci, dei documenti, eccetera. E io, proprio per contrapposta, diciamo come contrapposizione a questo successo della costruzione dell'uomo nuovo che sembra raggiunto da Stalin, vi leggo il diario, scusate, un pezzo di diario che è uscito anche tradotto in italiano, di una ragazza che comincia a scrivere il suo diario da bambina a 13 anni, Nina Dugovskaya, che nel 1933 ha 15 anni. O bolscevichi, bolscevichi, fino a che punto siete arrivati? Che cosa state facendo? Ieri Yuri, e poi c'è un iniziale, ha fatto una lezione al mio gruppo su Lenin e ha parlato naturalmente della nostra edificazione. Come mi faceva male sentire queste menzogne spudorate sulle labbra di una donna che io stimo e quasi venero, che mentre pure
e dice che menta pure e dice vice, che probabilmente era uno riconosciuto da tutti, ma lei, con quel suo modo di appassionarsi sinceramente alle cose, alterare così la verità e raccontare menzogne a chi? A dei bambini che non ci credono, che fra sé e sé sorridono in silenzio e dicono menti, menti. Ecco, io credo che un racconto del genere, che è stato tenuto nascosto per decenni, è uno di quei racconti che sono usciti fuori durante gli anni di Gorbaciov, insieme a tanti altri che sono anche stati pubblicati e che raccontano della quotidianità del terrore, di un terrore che non ha volto, in cui tutti possono aspettarsi nel 37, che è l'anno in cui che è il peggiore da questo punto di vista, che alle 4 di notte, perché quella era l'ora, qualcuno bussi alla porta e prelevi e porti via per sé. E in cui non c'è una spiegazione, anzi sembra di capire ma perché, che bisogno c'è, che necessità. Ecco, io credo che ovviamente lo studio anche insieme della capacità, insieme di consenso ma anche di terrore e quindi di consenso passivo, come in questo caso è evidente che suscita il regime sovietico, ha bisogno di modalità diverse da quelle dello studio del fascismo e del nazismo. Ma ci sono alcuni tratti, come abbiamo visto, che sono in qualche modo comuni, che sono anche comuni addirittura all'uomo del Novecento e della modernità, ma che dobbiamo cercare anche di comprendere nella propria specificità per andare il più possibile sempre in profondità nell'analisi storica. Grazie. Non so se qualcuno vuole. Un quarto d'ora ce lo possiamo avere, tanto qui stanno sistemando il buffet, quindi se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche riflessione. Come avete già capito anche gli altri due, non è obbligatorio, quindi possiamo anche poi qui, però. L'uomo nuovo italiano forse dipende da quale uomo seguiamo, e se seguiamo uno di quelli che comincia ad andare in Libia, in Cirenaica, a pacificarla e poi prosegue in Etiopia, in Abissinia e poi va in Spagna e poi va in Albania, in Grecia, in Russia, cioè, beh, abbiamo una tipologia che ovviamente è diversa, perché lì molti erano volontari, non tutti, convinti, eccetera. Se prendiamo, io non sono uno studioso approfondito del fascismo, quindi non so neanche bene tutta la cosa, se prendiamo il diario di un insegnante degli anni 30, probabilmente possiamo anche trovare delle cose diverse. Credo che sono molte tipologie differenti. Credo che uno degli sforzi che dovremmo cercare di fare anche in futuro, questo era un po' il primo tentativo di affrontare questo tema, è di uscire poi dalle grandi categorie, perché ci sono tante realtà diverse anche in un mondo totalitario, ma addirittura in Germania. Io ho sentito alcuni dei presenti che erano rimasti colpiti da quello che gli è stato detto, che sono stati 35.000 i tedeschi fucilati dal regime nazista perché
si erano opposti alla guerra, eccetera. No, anche se sono una minoranza, ma quello è un altro tedesco che si affianca a quelli che hanno fatto poi una anche resistenza attiva, a quelli che non l'hanno fatta, che hanno vissuto passivamente aspettando la fine, eccetera, eccetera. Dovremmo cercare di entrare meglio e più in profondità nella vita quotidiana, nel capire che cosa è stata, come il totalitarismo è stato anche vissuto, cioè come le persone, i cittadini hanno accompagnato la strada del totalitarismo. Se posso, no, era per proporre una sì. risposta alla signora. Tu la puoi dare molto meglio di me. No. Dunque, nel mese per un micro gelato. Gelato. Se parlo così. Ah, ecco. Dare una risposta, nel 27 ci fu un concorso e c'era un tema all'iscrittore italiana che era come deve essere l'uomo nuovo, e dunque abbiamo diverse testimonianze che sono molto interessanti, e l'uomo nuovo era più o meno Mussolini, lui stesso si proponeva come modello dell'uomo nuovo. E alla fine, se c'è una figura centrale, e ciò che ieri cercavo di spiegare un pochino, secondo me la figura dell'uomo nuovo fascista è il combattente, è il guerriero, ma oltre questo è anche il bravo padre di famiglia, è quello che ha dei bambini, e poi questo uomo nuovo ha queste qualità morali, anche l'idea appunto del sacrificio della comunità, il contrario dell'individualismo borghese e lumière, ma la cosa interessante, forse di questo avremmo potuto parlare pure, e potrebbe essere un tema prossimo, è che l'uomo nuovo si costruisce anche perché ci sono i contromodelli, sì. Nel fascismo questi contromodelli sono tantissimi, sì. Prima i borghesi, gli antifascisti, e poi ovviamente gli ebrei che rassomigliano tutti i difetti in un certo senso di questi contromodelli. Ma la cosa secondo me importante, lì c'è una differenza rispetto al nazismo, e che Mussolini lui stesso si propone così, anche per questo secondo me che c'è questa iconografia in cui se lo vede sciare, nuotare, dorso nudo, eccetera. E se guardiamo per Hitler è molto più complicato la cosa, perché Hitler non li può sì, esatto, regalarsi alla foda. Si posso aggiungere brevissimamente una domanda ovviamente molto stimolante che evoca tutta una letteratura, una storiografia sul tema, su cui tra l'altro molti storici stanno ancora lavorando, ovviamente, perché quello che sta emergendo è un progetto che accompagna tutto il fascismo sostanzialmente dall'inizio fino al crollo, e quindi l'elemento di costruzione del nemico di vista politico, morale e razziale viene individuato ormai dagli storici come un tratto costante, che non ha inizio nel 1938 sostanzialmente, ma inizio nel 1922, e che poi viene utilizzato per giustificare anche la crisi del regime. Ci sono vari documenti, varie fonti, insomma, che mostrano come Mussolini, come le altre gerarchie fasciste, attribuiscano la colpa e la responsabilità del crollo a, come dire, l'incapacità, il fallimento del progetto di costruzione dell'uomo nuovo, la resistenza degli italiani verso quello che era il progetto di trasformazione antropologica. E quindi l'antisemitismo si inserisce e si radicalizza a un certo punto in questo discorso, perché l'ebreo è l'anti-italiano, l'anti-borghese, l'antifascista, e a
a un certo punto, nella fase più radicale, insomma, di questo processo, molti fascisti diranno non siamo stati abbastanza antisemiti, bisognava distruggere non soltanto gli ebrei esterni, ma anche gli ebrei interni agli ariani, insomma. Quindi durante la seconda guerra mondiale sono vari attacchi, no, ad esempio delle donne che si truccano in maniera troppo eccessiva, insomma, ad esempio, no? Quindi, o l'ebreo privato che ricordava, esatto, esattamente. Quindi ci sono, e qui c'è la possibilità effettiva di costruire delle comparazioni di parallelismo molto, molto interessanti. Grazie. Se posso solo aggiungere una cosa che è anche importante, che alla fine Mussolini dice ho fallito perché è la materia, esatto, che era scadente, ma attribuisce pure la responsabilità alla Chiesa. Cioè, alla fine gli italiani sono cattolici e comunque il nemico più importante era la Chiesa, e lì abbiamo veramente la fine di questa parabola, sì, della radicalizzazione. La prevalenza dell'elemento pietà che non funziona perché guasta naturalmente tutto il progetto. Sì, è anche un'idea della politica come arte di plasmare sostanzialmente, no, le masse, quindi con un elemento così prometeico da un lato, no, e dall'altro anche di violenza, no, di disprezzo nei confronti delle masse, pur nel momento in cui queste masse vengono mobilitate. Quindi è interessante appunto che questo Mussolini a un certo punto dica bene. La creta, l'argilla che avevo nelle mani non era abbastanza buona, io ci ho provato. Bene, penso che possiamo chiudere, grazie a tutti voi, e adesso tra un po' penso di poter.